Qui con la preside dell'Istituto Altamura da Vinci, Anna Maria Novelli. Secondo lei come commenta questa iniziativa a favore dell'ambiente e dello sport? Non posso che commentarla in maniera positiva, tenuto conto che poi in particolare la bicicletta come mezzo di trasporto a due ruote in questa città è un mezzo particolarmente indicato. Ci troviamo in una città pianeggiante con un clima favorevole e quindi, tenuto anche conto che oramai alcune situazioni ambientali negative sono diventate delle vere e proprie emergenze, mi riferisco per esempio anche all'inquinamento dell'aria e a quant'altro, sicuramente la bicicletta può risolvere anche il problema di una mobilità cittadina diversa. E da questo punto di vista però bisogna che vengano incentivate, che il Comune di Foggia in particolare provveda a intensificare ovviamente la possibilità di utilizzare questo mezzo. Mi arrivano delle notizie anche un po' inquietanti dagli ospedali riuniti, molti incidentati che si ricoverano nel reparto di ortopedia sono proprio persone che vanno in bicicletta e vengono molte volte anche, subiscono degli infortuni perché ovviamente molte volte non c'è civiltà anche nel guidare in una certa maniera da parte degli automobilisti. Quindi le piste ciclabili vanno, quelle già esistenti, sicuramente ripristinate, dal momento che molte sono adibite a parcheggio per le auto e quindi praticamente sono sono solo nominalmente piste ciclabili, ma non sono ovviamente fruibili. Pertanto vanno sicuramente, quelle esistenti vanno ripristinate con adeguati anche controlli a che vengano utilizzate per lo scopo per il quale sono state ovviamente ideate. E l'altro punto importantissimo è che ne vengano fatte delle altre proprio per incentivare l'uso della bicicletta. Secondo lei perché le istituzioni e gli enti responsabili della costruzione e della ristrutturazione di piste ciclabili non hanno adempiuto al loro compito? E perché non c'è ancora un'adeguata sensibilità sull'argomento, forse è un argomento che ancora non entra, almeno qui nel sud e anche nella nostra città, non entra ancora nelle categorie mentali proprio dei nostri amministratori, ma è anche i cittadini, comunque c'è una voglia da parte dei cittadini di andare in bicicletta. Ma bisogna fare in modo che questa volontà e questo desiderio venga supportato, quindi sicuramente bisogna